venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso che ci porta tra i diversi luoghi verso il crocifisso delle stimmate, verso il coro, la sala San Francesco, la cella di Padre Pio, ecco un po' al centro di questo percorso che ogni giorno quando venite qui a San Giovanni Rotondo, cari amici, fate. Oggi per raccontarvi cosa accadde, e lo facciamo attraverso l'epistolario di Padre Pio, l'epistolario numero 4, cosa accadde il 23 febbraio del 1924. Ecco, fu una giornata triste per la provincia dei frati minori cappuccini di Foggia. E fu anche una giornata triste soprattutto per Padre Pio, perché venne a mancare la guida della provincia. Ecco, morì il ministro provinciale e noi oggi lo vogliamo ricordare perché fu quel ministro provinciale che prese le redini della provincia subito dopo padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis, e poi divenne in un certo senso colui che se da un lato cercò di tutelare, salvaguardare la provincia, gli stessi confratelli di Padre Pio, lo stesso Padre Pio, ma dall'altro aveva gli ordini del Sant'Uffizio che a tutti i costi bisognava allontanare questo frate da San Giovanni Rotondo. Fu il frate che in un certo senso riuscì a quasi a sostenere il tumulto che creò San Giovanni, che crearono i sangiovannesi, perché avevano avuto notizia di questo trasferimento. Ebbene, tante cose che insieme andarono a procurare un malessere e venne meno anche il ministro provinciale. Un ministro giovanissimo, padre Pietro Deschitella, al secolo Domenico Paradiso, nacque il 23 dicembre del 1879, vestì l'abito cappuccino il 2 luglio del 1895, venne ordinato sacerdote il 10 maggio del 1903, fu ministro provinciale dal 5 luglio del 1919 al 23 febbraio del 1924. Furono 5 anni di governo, quelli di padre Pietro da Ischitella, dove soffrì molto per le vicende di padre Pio. Colpito da sincope, cessò di vivere a 44 anni di età. Costernato dalla sua morte, padre Pio scrive a padre Luigi d'Avellino, il segretario di padre Pietro da Ischitella, che poi prenderà le redini della provincia. E scrive: carissimo padre segretario, la dipartita del carissimo padre provinciale ha gettato nell'acuto dolore tutta l'anima mia al par di voi. Ci conforti il pensiero che egli dal cielo continui ad aiutarci con le sue preghiere presso il Signore. In modo speciale aiuti tutti voi perché possiate continuare la sua opera per il bene della nostra amata madre provincia.